Grazie Presidente, prendo parola adesso visto che arrivano una serie di emendamenti legati al tema dei diritti umani e al tema del rispetto dei diritti dei migranti. È evidente anche dalla discussione fin qui intercorsa che per il governo, posso credo di poter dire tranquillamente per tutto il Parlamento, sia un tema centrale e fondamentale. È altrettanto evidente che questo provvedimento è proprio un equilibrio tra la necessità di rispettare i diritti umani e anche la necessità di garantire alla Guardia Costiera Libica una dotazione che gli permetta di operare e di garantire nella cooperazione tra Italia e Libia un controllo efficiente ed efficace delle acque. Sappiamo perfettamente, e sapete anche voi che avete presentato questi emendamenti, che mettere nero su bianco come obbligo, ad esempio, l'adozione della Convenzione di Ginevra del 1951 come base per degli accordi di questo genere non sarebbe e non è corretto perché renderebbe tutto inefficace, tant'è che lo stesso memorandum dell'allora ministro Minniti che abbiamo adottato nella relazione di questo provvedimento non metteva nero su bianco queste cose e non credo che il ministro Minniti non fosse come noi mosso da intento di rispettare i diritti umani. Evidentemente lo si è fatto allora come oggi perché se dovessimo ragionare in quest'ottica dovremmo rimettere in discussione tutti gli accordi che abbiamo con paesi non firmatari della Convenzione di Ginevra e invece ovviamente il rapporto giusto e alla pari tra governi e tra paesi deve far sì che un governo che si ritiene ed è democratico, di uno Stato democratico quale l'Italia, faccia di tutto per promuovere i diritti negli altri paesi, ma certamente non posso obbligarli, perché obbligare alla firma di accordi e trattati va proprio contro gli accordi e trattati che stanno sopra tutti, ovvero di non ingerenza, di non interferenza e di rispetto reciproco dei paesi. Non è quindi nostra intenzione farlo, ma è intenzione invece assolutamente nostra, l'ha ribadito il ministro Moavero degli Esteri, che tutto gli si può dire, ma certamente che non sia bandiera del Movimento 5 Stelle o della Lega Nord, è un ministro che ha una lunga esperienza, ha ribadito più volte che in questi centri e in tutti gli accordi che faremo con la Libia dovrà sventolare la bandiera europea, che era un messaggio politico anche, ovvero pretenderemo certamente, ci spenderemo certamente affinché tutto ciò che vede la compartecipazione italiana ed europea in questo ambito abbia anche, sia soggetto a controlli e partecipazione attiva di quegli organismi che con l'Unione Europea si interfacciano continuamente proprio a garantire i diritti umani. Parlo dei ben noti UNHCR, OIM e tutte le altre organizzazioni che operano in tal senso. Sono assolutamente d'accordo con chi ha detto che i nemici veri siano i trafficanti e certamente non né i disperati che migrano in cerca di una vita migliore, tantomeno tutte le vittime purtroppo di queste tragedie. Ma è proprio per contrastare i trafficanti che non si può ignorare i cosiddetti pull factor. Fermare prima che partano questi barconi significa interrompere il business dei trafficanti, cosa che purtroppo è stata fatta non mi viene da dire quantomeno nel pieno delle nostre potenzialità negli ultimi anni. Fermare i trafficanti significa interrompere questo grande business dell'immigrazione. Che sono d'accordo, l'ho detto più volte, non riguarda le ONG che spesso e volentieri sbagliano a fin di bene, cioè nell'intento di salvare vite, ma i fattori di pull factor, che anche questi, quando ci si riferisce alle relazioni delle Nazioni Unite, sono d'accordo, però guardiamone nel loro complesso, anche di questo si parla nelle relazioni delle Nazioni Unite, ovvero del pull factor, va affrontato in modo molto chiaro e determinato. E dare alla Libia la possibilità. Con questo decreto, ma anche con le missioni che abbiamo in essere in tutto il Nord Africa, di stabilizzarsi, di avere una politica di coesione territoriale del paese intero e di poter controllare il proprio territorio e le proprie acque, è il prerequisito senza il quale non si riuscirà mai a portare la Libia ad attuare appieno tutte le convenzioni proprio per il diritto e per i diritti umani. È in quest'ottica che ci muoviamo ed è in quest'ottica che abbiamo dato parere negativo a tutti quegli emendamenti che vincolano qualunque accordo a firmare alcune convenzioni che per noi sono scontate e per altri paesi no, perché altrimenti non si potrebbe andare a risolvere proprio nulla. Chiudo quindi dicendo che l'obiettivo di questo governo è proprio questo, garantire la possibilità di
e quindi poi poter arrivare a risolvere ed attuare anche tutte le convenzioni che abbiamo per i diritti umani. E questo è quanto, e spero che questo Parlamento prenda atto del fatto che è esattamente la linea di pensiero che sta alla base di tutti gli accordi internazionali che abbiamo, che se fossero troppo vincolati non sarebbero attuabili. Grazie.